Good morning, everyone. My name is Bill Nardini. I'm the Department of Justice attaché here at the U.S. Embassy in Rome, and I'd like to welcome you all to this ceremony. Ieri all'ambasciata americana, l'ambasciatore Phillips ha consegnato un assegno per $1.5 million di beni confiscati negli Stati Uniti che rappresentavano i proventi del narcotraffico. Ha consegnato questo assegno al prefetto Panza, capo della polizia italiana, riconoscendo l'ottimo contributo fornito dalla polizia italiana in un'operazione sotto copertura. Il significato dell'operazione a cui oggi si fa riferimento non è stato soltanto rilevante perché è stata un'azione di contrasto molto efficace, ma oggi ha un contenuto ulteriore perché noi prendiamo dei soldi che dalle organizzazioni criminali sono stati incassati e li utilizziamo per le attività contro le organizzazioni criminali. As all problems in the world, this problem, transnational organized crime, specifically drug trafficking, requires a multilateral response. We've long enjoyed an exemplary relationship with the Italian police and the prosecutors. Today's presentation shows just how much we achieve when we work together. Every day, the DEA, the Drug Enforcement Agency, coordinates with Italian police to target major transnational organized crime operations. Apprezziamo moltissimo l'impegno continuo della polizia e delle magistrature in Italia per continuare a combattere tutti i fenomeni di criminalità organizzata in tutto il mondo.